Fosca è un romanzo di Igenio Ugo Tarchetti che racconta di Giorgio, un militare di carriera nell'esercito che decide di scrivere a 5 anni di distanza le memorie di un periodo doloroso della sua vita, caratterizzato dall'amore per due donne dai caratteri opposti, Clara e Fosca. I ricordi iniziano quando il giovane militare, in congedo per malattia, decide di abbandonare il suo villaggio natio per recarsi a Milano a far visita da un amico. Qui Giorgio incontra Clara, una giovane donna ricca di bellezza e virtù, con la quale intrattiene una tenera relazione amorosa che dura solo 2 mesi perché Giorgio viene richiamato in attività e trasferito. Giorgio qui è spesso ospite della casa del colonnello, comandante della guarnigione, ed è proprio in questa casa che il giovane fa conoscenza con la cugina di questo, Fosca. Fosca è una donna di rara bruttezza, dovuta soprattutto agli effetti di una grave malattia e della sua isteria, ma allo stesso tempo è dotata di un'acuta sensibilità e di una raffinata cultura. La donna, seppure conscia del proprio ripugnante aspetto, è avida d'amore. In passato è stata sposata con un certo Lodovico, fattole conoscere in buona fede dal cugino, il quale, dopo aver spogliato lei e la sua famiglia di tutti gli averi, l'aveva abbandonata. La ragazza allora era incinta, ma dato il suo fisico debilitato e malato, aveva perso il bambino. A causa di questi avvenimenti, i suoi genitori erano morti di crepacuore e Fosca, rimasta sola al mondo, era caduta in depressione. Il cugino, sentendosi responsabile per l'accaduto, l'aveva presa con sé sotto la sua protezione. Ben presto Fosca si innamora di Giorgio ed il giovane inizia a subirne l'oscuro fascino, tanto da non riuscire ad evitarla e da essere costretto ad instaurare con la donna un morboso legame sentimentale, promettendole affetto e amicizia sincera. Ma lei pretende l'amore e se non lo otterrà si lascerà morire. Il maggiore medico, preoccupato per la sorte della donna, suggerisce al giovane di avere pietà verso quella disgraziata creatura, condannata a morire molto presto, fingendosi quindi innamorato. Giorgio, seppur riluttante, accetta e con la complicità del medico si reca di notte nella stanza di Fosca, giurandole amore. Tuttavia, lo strano rapporto che si instaurerà fra i due consumerà Giorgio anche psichicamente, trascinandolo verso il delirio. Da questa relazione, Fosca sembra trarre un nuovo vigore e quasi guarire dalla sua malattia, a scapito però di Giorgio, che si sente deperire e avvicinare alla morte. Il maggiore medico, rendendosi conto che la sanità di Giorgio è seriamente in pericolo e sentendosi in parte responsabile per l'accaduto, decide di intercedere presso il comando generale per fargli ottenere un trasferimento definitivo a Milano. Il dispaccio contenente l'ordine di trasferimento di Giorgio viene recapitato in casa al colonnello durante il festeggiamento del Natale. Fosca, appresa la notizia, viene colta da una crisi isterica acuta, gettandosi ai piedi di Giorgio urlando la sua disperazione. Il colonnello, finora ignaro della morbosa passione della cugina per il giovane e sentendosi offeso ed ingannato, lo sfida a duello per l'indomani. Durante la notte, Giorgio, ormai ossessionato dal rapporto con Fosca, si introduce nella sua camera dichiarandole il suo amore e la giovane, pur sapendo che questa sarà per lei un'emozione fatale, consuma felice con l'amato l'atto dell'amore fisico. L'indomani avviene il duello con il colonnello, il quale viene ferito, mentre Giorgio è colto da un malore e si rende così conto di essere ormai vittima della stessa malattia mentale di Fosca. Alla fine del romanzo, Giorgio, dimessosi dall'esercito, dopo 4 mesi di malattia, apprenderà con una lettera del dottore della morte di Fosca, avvenuta 3 giorni dopo il duello.